Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Luca Ward, bentornato su Voci.fm e ben arrivato a Tale Quale Show. Allora, sei felice? Molto, è una cosa che volevo fare da tanto tempo. Non c'era mai stata l'occasione perché io lavoro in teatro tanto e quindi la sera ero occupato. Quest'anno purtroppo, ahi noi, i teatri sono fermi e c'è stata questa possibilità. D'accordo, poi insieme anche a Massimo Romeo Piparo, il Teatro Sistina, ci siamo confrontati, che dici? E lui mi ha detto vai, perché tanto prima del prossimo anno non riprendiamo. Ti senti avvantaggiato tu come grande doppiatore per questo lavoro, diciamo, anche se divertente, che dovrei affrontare? No, assolutamente, non mi sento avvantaggiato perché io sono abituato a lavorare con questa voce da sempre. Invece devo imitare una voce, io non sono un imitatore. Diciamo che mi diverte l'idea, ecco, questo sì, però avvantaggiato no, anzi, avvantaggiato è chi non ci lavora con la voce. Senti, dicevi prima che ogni tanto rischiamo di sentirti, di sentir scappare la tua voce, quella del gladiatore, no? Mentre stai facendo qualche imitazione. È possibile, perché è un mostro che sta là dentro e che combatte contro questa cosa qua, che faccio la voce di un altro, e mi suggerisce di stare attento, che se fai sta voce non lavori più. Capito? Ma perché hai voluto tanto farlo, Tale Quale? Ma perché con Carlo ci conosciamo da tanti anni, da una vita. Poi c'è Loretta Goggi, che è stata la mia prima babysitter negli studi televisivi di Via Teulada alla Rai durante il Demetrio Pianelli. Lo abbiamo scoperto oggi. Giorgio Panariello, ci rincorriamo da anni per poter lavorare insieme, non ci siamo mai riusciti. Vincenzo Salemme lo incrocio al Sistina quando io entro e lui esce, e quindi era un'occasione per stare tutti insieme. Sai già la tua prima imitazione? Quale sarà o quale potrebbe essere? No, perché è una cosa al volo. Perché non si può dire? Ma non lo so, pare che sia al volo, perché a me mi cambiano le carte in tavola. Così mi hanno detto, non so perché. Capisco benissimo. Grazie da Voci.fm e buon Tale Quale Show. Grazie, ciao. News dal mondo della voce, radio, doppiaggio. Voci.fm, il magazine.